Federico è arrivato una decina di giorni fa da un viaggio in Sudafrica e nella sua dinamica di grande editorialista e commentatore dei problemi geopolitici mondiali, l'abbiamo visto recentemente in due bellissime trasmissioni, inchieste da fermo sulla 7, una sugli Stati Uniti e l'altra sulla Cina, ci dà un quadro delle dinamiche nuove che si stanno muovendo a livello internazionale, soprattutto nel mondo, nel sud del mondo, e quindi a partire dall'Africa, e le dinamiche relative agli scontri est-ovest che conosciamo molto bene ormai da un anno e mezzo, in particolare con la guerra in Ucraina attaccata dalla Russia, pone dei problemi nuovi in termini di equilibri economici, politici e poi anche, lo affronteremo nel corso dell'incontro, relative alle materie prime. Io lascio la parola a Federico Rampini e poi lo dialogheremo con lui nel corso dell'incontro. Buon ascolto a tutti e grazie. Buonasera, buonasera. Una premessa è che vi assicuro che ci vuole tutto il mio amore per voi, per Camogli, per Danco, per Rosangela, per avermi strappato a un lavoro forsennato, perché io sto finendo, oggi avrò passato 7 ore chiuso in casa a scrivere, sto finendo il prossimo libro, quello che presenterò al festival, esattamente domenica 10 settembre, se riesco a finirlo in tempo, domenica 10 settembre alle ore 17 credo. È un libro effettivamente che apre un capitolo nuovo nella mia produzione, perché si intitolerà La speranza africana, due termini che di solito non trovate insieme. Africa e speranza, è impossibile vederli coniugati. Allora, stasera, come ha detto Danco, io vi racconterò qualcosa di questo viaggio in Sudafrica, che è stato uno dei tanti pezzetti di preparazione di questo libro, che viene da lontano, perché è anni e anni che ho questo progetto in cantiere, moltissimi anni per la verità che ho il progetto e accumulo materiale e anche viaggi. Questo è stato l'ultimissimo viaggio, però interessante. Vorrei partire, prima di affrontare il tema geopolitico che diceva Danco, cioè il mondo visto dal sud, la geopolitica dello scontro tra blocchi, come viene percepita, vissuta da quantomeno un grande protagonista africano, perché poi spiegherò anche perché è così importante il Sudafrica. Però vorrei darvi qualche tocco di anticipazione del taglio del mio libro, che è un libro che a molti di voi secondo me risulterà perfino sgradito, perché sistematicamente vado contro tutto quello che voi pensate dell'Africa. Forse di tutti i libri che ho scritto è quello più anticonformista o addirittura antipatico, talmente me la prendo con gli stereotipi, pregiudizi, luoghi comuni. Forse mi ha un po' aiutato e ispirato il fatto di vivere negli Stati Uniti, a New York. New York in particolare, da anni ormai, è il crocevia di un flusso di personaggi africani, artisti, scrittori, dovrei mettere molto al femminile, scrittrici, pittrici, autori e autrici di teatro, che dell'Africa danno un'interpretazione molto ma molto diversa da quella a cui siete abituati voi. È un'Africa in un momento di grande creatività, di produzione artistica favolosa. E raccontano, loro raccontano un'altra versione dell'Africa rispetto all'apocalisse di cui si parla esclusivamente in Italia. Ora, l'Italia non è l'unico paese in cui l'Africa è sinonimo solo, sempre e soltanto di tragedie, disperazione, catastrofi, orrori, crimini.
Io mi chiedo anche quanta responsabilità incombe al mestiere che faccio io, alla mia categoria. Si direbbe che per i media italiani l'Africa diventi interessante solo a partire da una certa soglia di morti, dolore, sofferenza, annegati nel Mediterraneo, sfruttamento. Così riesce a bucare la soglia dell'attenzione e ogni tanto si conquista un titolo di giornale o di telegiornale. Tutto il resto non interessa. Le buone notizie dall'Africa vengono censurate. Censurate. Io non sono dell'idea di censurare le cattive notizie, eh. Non credo che si debba mettere il silenziatore o la sordina a quello che sta avvenendo nel Mediterraneo. Però quando si decide di parlare solo di quello e di ignorare tutto ciò che di positivo può venire dall'Africa, allora c'è un partito preso, allora c'è un pregiudizio. E ecco, il fatto di vivere a New York forse mi ha un po' aiutato, perché tale è il flusso di questa nuova creatività africana che costringe a guardare l'Africa almeno con uno sguardo diverso e soprattutto, questo sarà lo sforzo che troverete nel mio prossimo libro, ascoltare gli africani quando ce la raccontano l'Africa, perché il tono prevalente non è quello del piagnisteo, non è quello. C'è un'Africa gioiosa che si sta raccontando, ma in Italia non funziona, non sfonda la soglia dell'attenzione. E faccio degli esempi anche molto banali. Se qualche film africano, perché c'è anche una creatività del cinema, Nollywood, cioè prevalentemente a Lagos in Nigeria, l'industria del cinema nigeriano è la terza del mondo, ormai dopo Hollywood, che adesso chiude per sciopero a tempo indeterminato, e Bollywood in India. Dopo l'America e l'India, al terzo posto per produzioni cinematografiche c'è la Nigeria. Perché un film africano arrivi qui e magari addirittura vinca un premio a un festival deve parlare solo di tragedie. E alcuni registi africani si adattano, vi raccontano tutte le tragedie che volete voi e vincono qualche festival. Prendete una linea aerea africana e guardate la lista dei film e cominciate a guardarli, sono al 99% comedy. Sono dei film divertenti, sono dei film che raccontano la vita di tutti i giorni e non le tragedie. Potrete anche dire, naturalmente, certo, nella funzione storica dell'industria cinematografica c'è il cosiddetto entertainment, cioè evasione. Il cinema serve anche a fuggire dalla realtà quotidiana, senza dubbio. Però c'è qualcosa che stona quando qui da voi arrivano solo film tragici e gli africani a casa loro guardano un cinema completamente diverso. È uno dei tanti segnali, ma anche la letteratura, anche su quali autrici e autori vengono tradotti in Italia, di cosa parlano e quali invece vendono nei loro paesi, ritroverete la stessa cosa. Vi faccio, passando a un tema un pochino più serio, a proposito dell'autocensura, voi vi siete fatti fare il lavaggio del cervello sul fatto che da là, dal Mediterraneo, quello che sta accadendo, le tragedie vere che stanno accadendo in questo momento sono solo il piccolo assaggio dell'apocalisse che verrà, perché saranno milioni e poi decine di milioni e poi centinaia di milioni a attraversarlo per venire qui. Questo è il lavaggio di cervello, è uno scenario apocalittico che ormai date per certo, talmente diventato parte del discorso quotidiano. È passata completamente sotto silenzio in Italia la notizia che le Nazioni Unite hanno rivisto tutte le loro proiezioni demografiche sull'Africa al ribasso, ma tagliando centinaia e centinaia di milioni sulla crescita di popolazione prevista, perché anche l'Africa, sia pure in ritardo rispetto a grandi paesi asiatici come l'India, sta seguendo la stessa curva, cioè la natalità non è così esplosiva e galoppante come si pensava, sta cominciando a decrescere. E già i due estremi del continente, cioè il Nord Africa e la punta sud,
hanno dei tassi di natalità molto ma molto più bassi di quello che erano fino a 10-20 anni fa, e nel resto del continente stanno accadendo cose simili. Questo è il tipo di notizia che tende a rimettere in discussione lo scenario dell'apocalisse dei centinaia di milioni che arrivano qui, anche perché a questo si aggiungono degli studi molto più dettagliati su demografia, movimenti migratori. Non c'è dubbio che in Africa, l'Africa sarà comunque il continente dove la popolazione continuerà a crescere più che nelle altre parti del mondo, e sarà certamente il teatro di grandi, grandissimi spostamenti. La stragrande maggioranza di questi spostamenti sono interni all'Africa e sono quel fenomeno che abbiamo visto in tutte le altre parti del mondo che va sotto il nome urbanizzazione. Cioè la maggioranza degli africani già adesso si stanno spostando, lasciando le campagne, e stanno andando a vivere nelle città. E già oggi l'Africa, vi sto dando una sintesi di una documentazione sterminata che potete trovare sui siti dell'ONU, già oggi l'Africa è diventato un continente più urbano che agricolo, con una popolazione più cittadina che rurale, il che tra l'altro contribuisce ad alimentare quella curva demografica che si abbassa, perché una delle cose che fanno scendere la natalità, laddove la natalità è ancora troppo elevata, e non c'è dubbio che in alcune zone dell'Africa la natalità ancora è esplosiva, però quando è che scende? Perché scende la natalità? Il fattore, naturalmente ci sono una serie di progressi economici e sociali che sempre fanno scendere la natalità, l'abbiamo visto in dei casi enormi come l'India. L'India non esiste più una bomba demografica indiana, continua ad avere una dinamica positiva, ma non quella cosa che ci immaginavamo 30 anni fa. Quindi ovviamente progresso economico e sociale, e quello in Africa purtroppo ancora scarseggia, non ce n'è abbastanza. Però una cosa che sta comunque succedendo in Africa, e potrebbe andare meglio ma sta già succedendo, è l'aumento, il miglioramento della scolarizzazione femminile, e questo è un dato che immediatamente fa calare la natalità. Appena le ragazze vanno a scuola fanno meno figli, intanto perché diventano più padrone di se stesse, del proprio destino, anche del proprio comportamento riproduttivo, ma anche per un fatto perfino più banale, cioè più stanno a scuola e più tardi si sposano, e quindi più tardi comincia il momento della procreazione. E l'altro, diciamo, il surrogato più simile, più vicino alla scolarizzazione è l'urbanizzazione, cioè man mano che la popolazione africana si sposta dalle campagne alle città, i comportamenti anche sessuali e riproduttivi si modernizzano e la natalità scende. Tutto questo sta già accadendo, è nei numeri. Peccato che non ve lo dice nessuno, perché non rientra negli stereotipi, nei luoghi comuni, nei pregiudizi che sono obbligatori in questo paese. Le notizie buone dall'Africa vanno nascoste con cura. Vabbè, questo è un assaggio del libro che verrà, spero, che presenterò qui o lì il 10 settembre, ed è un libro che ho scritto solo in minima parte io, è un libro dove prevalentemente faccio parlare delle voci africane, perché ve la raccontino loro questa storia. Non è un libro molto meno mio di quanto siete abituati a leggere. Comunque, vengo invece alla questione più geopolitica. Qui le notizie effettivamente non sono tanto buone per noi, nel senso, ma queste credo che in parte le sappiate, e la maggioranza dei paesi africani non si schierano con l'Occidente in questo momento. Quando ci sono state delle votazioni alle Nazioni Unite per condannare l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, l'Africa si è divisa. Alcuni l'hanno condannata, altri no. Quando si tratta di aderire alle nostre sanzioni economiche contro la Russia, la maggioranza dei paesi africani non ci sta. E, diciamo che è rinato un movimento dei non allineati, che esisteva già nella prima guerra fredda, e lo chiamavamo anche terzo mondo,
che poi è diventato un sinonimo di miseria, ma terzo mondo all'origine aveva un altro significato, era il mondo che non voleva schierarsi né col primo né col secondo, né col blocco democratico capitalista occidentale né col blocco comunista sovietico. Questo era il terzo mondo, nacque, c'è una data di nascita precisa, il 1955 alla conferenza di Bandung in Indonesia. I grandi promotori furono personaggi storici come il premier cinese Chu Enlai, il premier indiano Nehru. Questo nella prima guerra fredda c'era questo. E Tito, sì, ce n'erano anche altri, ne dimentico troppi, ma oggi si sta riproducendo una dinamica abbastanza simile, e proprio come accadde nella prima guerra fredda, in un mondo diviso in blocchi, in cui il terzo mondo non voleva schierarsi, ma in realtà simpatizzava più spesso con il blocco socialista, qualcosa di molto simile sta accadendo oggi. Cioè, paesi come il Sudafrica, vengo a parlare anche del mio viaggio in cui ho incontrato molti leader sudafricani, un ex presidente Motlanthe, personaggio che è stato 10 anni in carcere con Mandela, per intenderci, uno degli esponenti più rispettati del African National Congress, che è il partito di maggioranza che da 30 anni governa il Sudafrica. Loro hanno una dottrina ufficiale di non allineamento. Non allineamento, però guardano con più simpatia alla Cina e anche alla Russia rispetto a come guardano a noi. E qui ci sono tantissime spiegazioni, ve le racconterò più in dettaglio nel libro, ma diciamo che c'è una spiegazione storica molto precisa e molto pregnante, molto forte. Quando in Sudafrica c'era l'apartheid, noi stavamo dalla parte sbagliata. Su questo non ci piove. L'America in particolare, ma anche l'Inghilterra, appoggiavamo il regime razzista, segregazionista dei bianchi. E chi è che ha sostenuto l'African National Congress, le lotte di Mandela e dei suoi compagni? L'Unione Sovietica e la Cina. E questo se lo ricordano. Quindi, diciamo, i nodi vengono al pettine. Qui si pagano degli errori storici. Errori storici che, tra l'altro, oggi gli Stati Uniti riconoscono. E poi gli Stati Uniti sull'apartheid cambiarono, non furono sempre in blocco a sostegno del regime bianco razzista di Pretoria. Già negli anni 70 già cominciarono dei movimenti dal basso nella società americana per il boicottaggio del Sudafrica, che divennero poi una legge del congresso nel 1986. 1986 è una data importante perché lì gli Stati Uniti cominciano a sanzionare sistematicamente il regime sudafricano, e lì comincia il crollo dell'apartheid comincia in quel momento. Però molti dirigenti dell'African National Congress si sono formati in esilio a Mosca, meno a Pechino, alcuni a Berlino Est, alcuni a Odessa, che oggi sarebbe Ucraina, e quindi già lì si apre un dibattito tra di loro se sia giusto considerare Putin un erede dell'Unione Sovietica. Ma quindi non sono tutti d'accordo sul fatto che il non allineamento debba tradursi di fatto in un appoggio alla Russia. C'è una vivace polemica all'interno del Sudafrica. Il Sudafrica è così importante perché, e vengo a un evento di cui sentirete parlare tra meno di un mese, si terrà, forse ne avete già sentito parlare se siete curiosi di geopolitica, si terrà lì ai primi di agosto il vertice dei BRICS. Ai BRICS è una sigla importante, è la sigla di un mondo alternativo al nostro. Ha una storia perfino buffa, perché BRICS è una sigla che viene inventata a tavolino da un economista americano tra il 99 e il 2000, il chief economist della banca Goldman Sachs a Wall Street, un certo O'Neill,
il quale, visionario, capisce che il mondo sta cambiando, capisce che alcuni paesi emergenti, ovviamente la Cina più di tutti, ma non solo la Cina, si stanno sviluppando, stanno diventando interessanti per investire. E allora ai suoi investitori, ai suoi clienti, ai clienti della Goldman Sachs, vuole indicare in modo molto semplice, efficace, quali sono le nuove frontiere dell'investimento, e lancia questa sigla. All'inizio è BRIC, Brasile, Russia, India, Cina, ecco dove dovete investire, dice la Goldman Sachs 23 anni fa ai suoi clienti. Curiosamente questa sigla ha un tale successo nel mondo finanziario che se ne accorgono presto i governi dei paesi interessati, e gli piace talmente che la trasformano in una istituzione geopolitica, diventa un vero club di governi. Quindi, dopo essere stata inventata a tavolino dall'economista della Goldman Sachs, diventa l'alternativa del G7. Noi italiani siamo membri del G7, che include Stati Uniti, Giappone, Germania, Inghilterra, Francia, Italia e Canada. Questo è un po' il club dei vecchi paesi ricchi. I BRIC diventano il club alternativo, quello che oggi io tendo anche a definire il grande sud globale, che non è sud geografico, perché la Cina, l'India stanno a nord dell'equatore, però si percepiscono come parte di un'altra famiglia, gli emergenti, quindi emisfero sud nel senso ideologico. La S della sigla BRICS arriva solo nel 2010, quando i primi quattro, Brasile, Russia, India e Cina, si accorgono che l'Africa non è minimamente rappresentata, scelgono il Sudafrica come esponente di punta perché sia membro del club per tutto il continente. E così diventano, da BRIC diventano BRICS, la S finale non è la S di un plurale, è la S che sta per Sudafrica. E il Sudafrica adesso sarà presidente di turno dei BRICS e ospiterà questo vertice. Un vertice che è stato preceduto da un giallo geopolitico, perché teoricamente ci dovrebbe andare Putin. Teoricamente. Però il Sudafrica è una nazione firmataria della convenzione internazionale che ha dato nascita alla Corte Penale dell'Aia, la quale ha spiccato un mandato di cattura per Putin incriminato per crimini di guerra, in particolare i rapimenti di massa di bambini ucraini. Il Sudafrica è uno strano animale, è un paese che è una vera democrazia. Pensate, è l'unico paese del continente africano dove non c'è mai stato un golpe militare. È una vera democrazia, con tanto di stampa, poi con degli enormi problemi di corruzione, una classe politica che ruba più non posso, però una vera democrazia vuol dire che ha una magistratura indipendente e una stampa libera. In queste condizioni il presidente del Sudafrica, che si chiama Cyril Ramaphosa, non è in grado di garantire a Putin che se lui entra in Sudafrica un magistrato sudafricano, agendo autonomamente, non lo fa arrestare e poi deportare all'Aia. E quindi sono in corso tutta una serie di trattative, anche abbastanza divertenti, se vogliamo a tutti i costi trovare il lato divertente, e il presidente del Sudafrica sta cercando di convincere Putin che se rimane a casa è meglio. Putin probabilmente se n'era già convinto di suo, non solo e non tanto per la questione del mandato di cattura, quanto per una certa divisione Wagner di cui si deve occupare in questo momento. Meno se ne va da Mosca e meglio è per lui. Però ecco, il Sudafrica è questa cosa qui, è anche l'unica nazione africana che fa parte del G20, altra formula, nelle architetture internazionali abbiamo geometrie variabili, il G20 è un compromesso tra noi e loro. Ebbe fortuna soprattutto dopo la grande crisi finanziaria del 2008. Nel G20 c'è il G7, che però si è allargato a tutta una serie di paesi emergenti, quindi dico ci siamo noi e loro, e l'unica nazione africana è il Sudafrica. Cosa interessante, perché in base a un calcolo puramente economico, se misuriamo l'importanza del PIL, ci sarebbe un altro paese in Africa che è più importante, è la Nigeria.
Però la Nigeria, per tante ragioni, non ha mai avuto una politica estera di così alto profilo come quella sudafricana e quindi no, non fa parte né dei BRICS né del G20. Il Sudafrica è un paese che sta preoccupando molto gli americani, molto, perché all'inizio di quest'anno, pensate, nell'anniversario dell'invasione russa in Ucraina, ha pensato bene di organizzare delle manovre militari congiunte, Sudafrica, Russia, Cina. La cosa naturalmente non è passata inosservata a Washington e ha generato molta preoccupazione. Io finirò con una sola nota, perché come potete capire, avendo passato le ultime 7 ore a scrivere chiuso là dentro, c'ho il cervello che sta andando in ebollizione, sto cercando di darvi pezzi di sintesi di un libro che si sta facendo sotto i vostri occhi. Un'ultima osservazione poi del viaggio in Sudafrica, dove tra l'altro c'era mia moglie Stefania, l'abbiamo fatto insieme, potremmo passare 20 serate a parlarne, a raccontarlo. Una cosa che mi ha, non dico sorpreso, però certamente mi ha un po' preoccupato riguardo al nostro paese, cioè siamo stati in Sudafrica credo un totale di 10 giorni questa volta qui, quindi un soggiorno non lunghissimo. Nell'arco di quei 10 giorni abbiamo visto passare 2 premier europei di Olanda e Danimarca, la ministra degli esteri tedesca, poco prima che arrivassimo noi erano stati in visita il cancelliere tedesco con il suo ministro delle finanze, il segretario di Stato americano, la ministra degli esteri francesi. Di italiani non c'è l'ombra. L'ultimo italiano di rilievo, di rango, l'ultima autorità importante ad aver visitato il Sudafrica, Carlo Azeglio Ciampi, anno 2002. 21 anni fa, non contano quelli che sono andati per i mondiali di calcio del 2010, quello non vale. È un problema, perché è chiaro che tutti gli altri hanno capito quanto è importante il Sudafrica, non ho accennato nemmeno al tema dei minerali, insomma il Sudafrica è una potenza mineraria, siamo tutti affamati di quelle nuove o vecchie o antichissime materie prime che vanno nelle batterie elettriche dei pannelli solari o delle auto elettriche. Sudafrica c'ha un sacco di quella roba lì. E poi magari faremo una cosa specifica su questo tema. Non per interromperti, e devo dire che sono molto contento di aver insistito a strapparti. Non è stato facile, perché con Federico ci sentiamo, ci scriviamo regolarmente anche da diverse sponde, no, degli oceani. Ma quando gli ho detto vieni a parlare, ho detto sono preso, non posso. Ho detto no, una serata la devi fare, e lo ringrazio per questo e siamo tutti molto contenti. Ecco, c'è questo aspetto che stavi annunciando, molto importante e soprattutto che determina un quadro anche dei effetti diversi sullo sviluppo tecnologico, tutto quello che riguarda intelligenza artificiale, eccetera. Il discorso sulle materie prime, che non sono più quelle di una volta, ma sono altre. Ci dici una cosa su questo? Sono le une e le altre, incluse quelle di una volta e poi tutte quelle di cui stiamo imparando i nomi. L'altro giorno mi è toccato scrivere per il Corriere della Sera sul germanio e sul gallio, due metalli che la Cina non ci vuole più vendere, e confesso che non sapevo molto del germanio e del gallio prima che Xi Jinping decidesse un embargo sul germanio e sul gallio. Finisco solo... mancava solo il tocco finale, voglio dire, il fatto che Giorgia Meloni abbia annunciato un piano Mattei per l'Africa, io lo considero giusto. L'Italia si deve occupare dell'Africa molto più di prima, non dovrebbe però limitarsi al Nord Africa, cioè, l'Africa è molto più grande, non è solo Libia, Tunisia, Algeria. E il fatto che tutti gli altri europei fossero così presenti, così attivi in Sudafrica nei pochi giorni in cui lo visitavamo noi e nessun italiano, lo trovo abbastanza sconcertante, tanto più che gli italiani ci sono. Noi abbiamo 40.000 italiani in Sudafrica
che mi hanno sorpreso, ne ho incontrati tanti. Ho anche tenuto una conferenza alla Camera di Commercio italo-americana, italo-sudafricana a Johannesburg, e sono rimasto molto sorpreso, perché io anch'io ho i miei pregiudizi ed ero convinto che avrei trovato in Sudafrica soprattutto dei connazionali emigrati là negli anni 60-70, simpatizzanti dell'apartheid e quindi di estrema destra. Non è vero. Noi abbiamo tantissimi italiani che si sono trasferiti dopo la fine dell'apartheid, che simpatizzano con, diciamo, la causa di Mandela e di tutti i suoi successori, che sono sinceramente affezionati al Sudafrica e stanno facendo delle cose bellissime. Tra l'altro poi c'è, per dire, un gigante come Enel Green Power è il numero uno delle energie rinnovabili in Sudafrica. Quindi gli italiani ci sono, manca solo il governo. E bisognerebbe che capisse che esiste anche quell'Africa là. Vengo alle materie prime, ma io le prenderei però in una maniera forse un po' meno d'avanguardia, molto prima di arrivare all'intelligenza artificiale. C'è una questione energetica che in Sudafrica chiama in causa tutte le materie prime, ma cominciando dalle più tradizionali, e cioè dal carbone. Sudafrica, nel periodo in cui ci siamo stati, abbiamo visto spegnersi tutte le luci continuamente, cioè è normale, in qualunque località del Sudafrica voi vi troviate, in una sera come questa, dopo 5 minuti in cui stiamo parlando, buio totale, non c'è più elettricità, è un disastro. La frequenza e la durata, guardate, nel momento peggiore, che era grosso modo l'autunno scorso, sono arrivati a dei blackout di 10 ore. Si spengono i semafori agli incroci, il buio in certi incroci di Johannesburg vi fa venire i brividi. Ora, quelli che hanno il privilegio, l'elite, i turisti di passaggio o l'elite sudafricana, che non è più solo un'elite bianca, ma è piena di quelli che vengono chiamati i diamanti neri, cioè gli attuali detentori del potere sono neri e si sono arricchiti a dismisura, i diamanti neri stanno molto bene in Sudafrica. Allora, quel mondo lì se la cava anche con i blackout, perché l'albergo 5 Stelle, il cenobio dei Doggi, l'equivalente del cenobio dei Doggi a Johannesburg, ha ovviamente il suo gruppo elettrogeno autonomo, un generatore diesel. Quando va via la luce, perché la utility nazionale non eroga più elettricità, scatta il motore diesel e riparto, dopo magari qualche minuto di buio, ripartono le luci. Questo per il Sudafrica dei ricchi. Provate a immaginare cosa significa l'oscurità che piomba sulle township o shanty town, cioè le baraccopoli. In un mondo dove già regna la violenza, dove comandano le gang, cosa significa quando vanno via tutte le luci? Che livello di ulteriore insicurezza? Oppure anche molto più banalmente, cosa significa per una generazione di ragazzi, alunni di scuola, che a un certo momento non hanno più la luce per leggere i manuali scolastici, fare i compiti a casa, per usare un computer? E così via, e via dicendo, insomma, i disagi sono veramente enormi. Ora, un tempo la utility del Sudafrica che forniva elettricità, che si chiama Eskom, era un fiore all'occhiello, un'eccellenza dell'economia nazionale, producevano così tanta energia elettrica che la vendevano ai paesi vicini, adesso sono al collasso, l'hanno ridotta al collasso, c'è un problema di lottizzazione politica. I dirigenti di queste aziende pubbliche sono nominati dai politici e sono mediamente degli incompetenti, o peggio, o molto peggio, dei criminali. Esiste una mafia dell'elettricità che, per esempio, fa dei sabotaggi delle centrali per poi guadagnare sulla manutenzione, ruba le materie prime per rivendere al mercato nero. Ora, dico questo perché certamente noi siamo molto attenti a tutte queste nuove tematiche, i metalli rari, quelli che finiscono nella produzione di semiconduttori, di batterie elettriche, ma in Sudafrica hanno un problema
più immediato e sono molto polemici con il nostro ambientalismo da ricchi, perché quando arrivano dei dirigenti, dei governanti occidentali, spesso gli fanno delle prediche e gli dicono: dovete smettere di bruciare carbone, contribuite al cambiamento climatico, dovete passare tutto e subito alle rinnovabili. Loro sanno benissimo che è impossibile e anzi sono francamente disgustati dalla nostra ipocrisia. Sanno leggere i giornali, ormai online, in formato digitale. Hanno letto che non appena è scoppiata, hanno letto, perché è una cosa che è successa a casa loro, non appena è scoppiata la guerra in Ucraina e poco dopo abbiamo varato sanzioni contro il gas russo e poco dopo Putin ha smesso comunque di vendercene buona parte, il governo della Germania, dove ci sono i verdi nella coalizione, si è precipitato a comprare carbone sudafricano. Gli stessi verdi che a loro vanno a fare le prediche, tutto solare da voi, con tutto il sole, il bel tempo che avete, passate subito al solare. È impossibile, il solare tra l'altro di notte, come sapete, non aiuta a illuminare i crocevia, gli incroci di Johannesburg. La Svezia ha dichiarato che il passaggio, ufficialmente una posizione del governo, che il passaggio al 100% rinnovabili è impossibile in un arco di tempo ragionevole. Però quando andiamo da loro gli facciamo le prediche, e quando da loro ci va il capo della Banca Mondiale, gli dice che i prestiti d'ora in avanti sono solo per progetti sostenibili, il resto no, non è finanziabile. Anche a Wall Street, anche la famosa Goldman Sachs, ormai sono tutti diventati verdi a Wall Street. Se un paese emergente chiede soldi, deve esserci lo stampino degli ambientalisti sopra. E questi non hanno la luce. E sanno benissimo che una delle poche energie che hanno in casa a buon mercato è il carbone. Allora, naturalmente devono sconfiggere la mafia del carbone e il malgoverno che ha distrutto la loro utility. Questo è un altro problema, questo non è certo colpa degli ambientalisti occidentali se hanno rubato a più non posso fino a spolpare la loro utility. Però il discorso ambientalista è una delle cose, guardate, è una delle ipocrisie che li rende anti-occidentali, perché mi sono sentito dire da grandi dirigenti del paese: la Cina parla il linguaggio della ragione. La Cina è diventata numero uno mondiale nelle rinnovabili, ma intanto continua ad aprire centrali a carbone, perché senza quelle non ce la fa. Questo è l'approccio che ci interessa a noi sudafricani, un approccio pragmatico, fare le cose che si possono fare nei tempi realistici e ragionevoli. La Cina la capiamo, con la Cina parliamo lo stesso linguaggio, eppure è molto più ricca di noi sudafricani, è molto più avanti, ha quasi un semi-monopolio dei pannelli solari, però non ci sta dicendo abbandonate questo, abbandonate quello, siete cattivi, siete inquinanti. No, la Cina ha l'approccio giusto, voi occidentali siete ideologici, dottrinari, dogmatici e continuate a trattarci dall'alto in basso, a darci lezioni. Cambiamo un attimo scenario, perché così poi ci lasciamo a settembre con tutte le altre cose su cui stai lavorando. E vediamo dal tuo punto di vista, osservazione da New York e dall'America, il rapporto con l'Italia. Fra 10-12 giorni credo che ci sia il primo visita ufficiale, al di là degli altri incontri, di Giorgia Meloni da Biden, e primo governo di destra-centro più che centrodestra, no? E erede da un partito che considerato e messo sempre ai margini dagli americani, soprattutto dai democratici, no? Come viene visto il governo e questo rapporto, no, tra gli Stati Uniti e l'Italia attraverso, no, la nuova Presidente del Consiglio che è Giorgia Meloni? Sì, non dirò credo proprio nulla che voi non sappiate già e nulla che vi debba sorprendere, però
il rapporto è piuttosto buono grazie alla, al modo in cui Giorgia Meloni ha capito di doversi legittimare. Faccio un paragone che appartiene più alla mia storia, ma per molti di voi magari sembrerà eresia, però Giorgia Meloni sta facendo oggi un'operazione che è abbastanza speculare a quella che fece Massimo D'Alema nel 1999. Massimo D'Alema era il primo ex comunista che diventava Presidente del Consiglio in Italia, nonostante che ormai 99 era caduto da 10 anni il muro di Berlino, l'Unione Sovietica non c'era più, però ancora gli americani qualche nervosismo ce l'avevano su un ex comunista a Palazzo Chigi. E Massimo D'Alema fece di tutto per dimostrare di essere un partner atlantico pienamente affidabile e l'Italia, per esempio, e forse è l'esempio più importante di tutti, partecipò alla operazione militare NATO in Kosovo, cosa che non era del tutto scontato, ma essendoci un ex comunista a Palazzo Chigi probabilmente divenne ancora più necessario dimostrare che l'Italia nella NATO ci stava al 100%. Giorgia Meloni aveva un problema abbastanza simile e lo ha risolto nello stesso modo, cioè dimostrando un atlantismo coi fiocchi. È anche riuscita, a parte il rapporto con la NATO e quindi con l'America, perché poi guardate, la Casa Bianca la giudica soprattutto su questo, il resto, le polemiche interne all'Italia, che saranno importantissime per voi, che occupano 90% dello spazio dei media italiani, non arrivano mai, mai, mai oltre Atlantico. L'unica cosa su cui la Casa Bianca giudica i governi cioè è la politica estera. Su quello la Meloni non dà nessun problema, anzi appare più affidabile di uno come il cancelliere tedesco Olaf Scholz, che è pieno di incertezze e titubanze, certamente più affidabile di Macron, che ha sempre lo sghiribizzo di fare il gollista, teorizzare l'autonomia dell'Europa dagli Stati Uniti. Quindi la Meloni viene messa più nella categoria di quegli alleati sicuri come il Regno Unito, la Polonia in questa fase, cui secondo me la visita a Washington andrà bene. Ha anche avuto l'accortezza Giorgia Meloni di non litigare troppo con l'Unione Europea, c'è qualche tensione, però il suo rapporto con Ursula von der Leyen è discreto e anche quello dà un segnale rassicurante che si trasmette anche agli Stati Uniti, cioè non è un governo che sta cercando di sfasciare l'Europa. Poi invece è chiaro che Biden rappresenta una forza politica di centrosinistra e la Meloni l'esatto contrario, però queste sono cose su cui si sorvola, perché anche la Polonia ha un governo ultraconservatore, va d'amore d'accordo con questa amministrazione democratica negli Stati Uniti. Ci sono tra l'altro poi dei temi su cui è interessante vedere i parallelismi, perché guardate, la politica migratoria, che in teoria può cambiare molto a seconda del colore del governo, in questo momento non è così diversa tra gli Stati Uniti e paesi europei che hanno governi di segno diverso. Negli Stati Uniti Biden ha ereditato il muro al confine col Messico di Trump e non ha tolto neanche un mattone, anzi ci ha aggiunto del suo, nel senso che Biden sta facendo una politica su due binari: da una parte molto duro contro l'immigrazione clandestina, e la sua vicepresidente è andata in Centro America a dire delle frasi che qui direbbe Salvini, cioè aiutiamoli a casa loro, dovete restare qui, non venite negli Stati Uniti, cerchiamo di migliorare le condizioni di paesi come il Guatemala, Nicaragua. Poi ci sono accordi con alcuni governi perché trattengano i richiedenti asilo in centri di detenzione, Messico, di nuovo Guatemala, e d'altra parte invece sull'immigrazione legale, grande attenzione alle necessità del mercato del lavoro americano, e quindi in un solo anno come il 2022 l'amministrazione Biden ha rilasciato 7 milioni di permessi di lavoro.
selezionando esattamente le tipologie professionali di mestieri che servono alle imprese americane. Cioè, a stretto contatto col mondo delle imprese, 7 milioni di stranieri hanno ricevuto un valido visto per venire a lavorare negli Stati Uniti. Senti, l'ultima cosa, poi così ti lasciamo tornare al lavoro. Tu sei abbastanza scettico sul fatto che possano essere fra un anno e mezzo Donald Trump e Joe Biden i due competitors per la Casa Bianca. Ci dici un po' come la vedi e qual è il tuo punto di vista? No, scettico non mi sembra l'aggettivo giusto. Io sono disperato, non sono scettico. Anzi, io temo come una sciagura per l'America e per il mondo il remake del duello fra quei due lì. Uno, Donald Trump è un pericolo per la nostra democrazia americana e per le alleanze con altri paesi. Io ho sempre cercato di avere un atteggiamento comprensivo nei confronti del trumpismo, cioè ho sempre cercato di capire perché mezza America ha potuto votarlo, quali sono le ragioni profonde, cosa ha fatto sì ad esempio che tanta parte della classe operaia, perfino minoranze etniche, perché il voto per Trump è andato aumentando molto da un'elezione all'altra tra i neri e i latinos, tra gli afroamericani e gli ispanici. Quindi ho sempre cercato di guardare con molto rispetto e con molta attenzione il fenomeno del trumpismo, ma lui Donald Trump è un personaggio pericoloso, è un personaggio che non vorrei per nessuna ragione rivedere alla Casa Bianca. Tra l'altro un Trump 2 sarebbe, se possibile, peggiore del primo. Il primo ha anche fatto delle cose giuste, eh? La politica verso la Cina di Donald Trump l'ha ripresa pari pari Joe Biden e ha rincarato la dose, ma l'intuizione di Trump c'era. Però ecco, dall'altra parte abbiamo un uomo che visibilmente perde colpi ed è una vergogna che la più grande, cioè la nazione più ricca del mondo, la più antica liberal democrazia della storia, si sia ridotta ad avere la scelta tra questi due, è una cosa disgustosa. Ma anche Biden, il fatto che il Partito Democratico non abbia un establishment capace di dirgli fatti da parte, non è più cosa tua, è preoccupante anche quello. Io non sono tranquillo neanche. Poi, per carità, Biden ha una bella squadra, ci sono delle, per fortuna, tanti talenti validi che mandano avanti tutti i giorni la Casa Bianca, il Dipartimento di Stato, il Pentagono, insomma anche la gestione del Ministero del Tesoro. Però comunque il Presidente è il Presidente negli Stati Uniti e lui dovrebbe andare in pensione. Non per l'età, tra l'altro, ma perché ci sono dei novantenni che stanno molto molto meglio di lui, ci sono dei centenari che stanno meglio di lui. Kissinger ha appena fatto un'intervista. Allora, io ringrazio Federico Rampini di questa ora passata insieme, di questa lezione di geopolitica di grande interesse, che ha aperto come sempre degli orizzonti e abbiamo fatto bene a insistere ad averlo qui. Ringrazio voi, ringrazio il comune di Camogli.